Gesù vuole realizzare le profezie che stiamo sentendo in questi giorni. Nella prima lettura stiamo continuando a leggere le profezie del profeta Isaia e andremo avanti. Ogni tanto leggeremo qualcuna di qualche altro profeta, come Sofonia, ma soprattutto leggeremo quelle del profeta Isaia. E a parte quando faremo la novena, allora lì sarà tutta un'altra storia, lì percorreremo un po' la storia della salvezza. E in queste profezie si dice che verrà radunato il popolo di Israele, che ci sarà un re, un nuovo re in Israele, che porterà di nuovo la fedeltà al Signore all'interno del popolo. E vedete, Gesù è proprio quello che vuol fare, vuole radunare il suo popolo, vuole rinnovarlo, vuole trasformarlo. E infatti dice, rivolgetevi alle pecore perdute della casa di Israele. Non vuole che i suoi 12 apostoli vadano da qualcun altro, vuole solo che vadano dagli ebrei, da quelli del suo popolo, perché dice, io sono venuto per la casa di Israele. Non sono venuto per i pagani, sarà poi il mio popolo, quando sarà rinnovato, a radunare tutte le genti, a coinvolgere anche i pagani, anche noi che per esempio veniamo dai pagani, non abbiamo questa fortuna di venire dal popolo eletto del Signore. E tra l'altro anche il fatto che sceglie 12 apostoli è proprio significativo, che lui vuole restaurare il popolo di Israele, vuole farlo ritornare agli splendori degli inizi, perché 12 tribù di Israele, 12 apostoli. E vedete, anche con questo messaggio vuol dare, con questa scelta di 12 apostoli vuol dare un messaggio molto importante. Poi sappiamo che Gesù non è riuscito nel suo progetto. E allora ha fatto un secondo progetto, che siamo noi. Ha detto, raduno tutti i popoli, fondo la Chiesa, raduno tutti i popoli del mondo, perché questi popoli radunino poi anche il mio popolo. E quindi noi siamo il piano di riserva, che forse è ancora più bello del piano iniziale, perché quando la cosa interessante è che Dio si lascia sconfiggere. Noi diciamo Dio è onnipotente, ma è onnipotente nell'amore, quindi è così capace di amare che è capace di lasciarci sconfiggere dall'uomo, è capace di farsi rovinare i progetti dall'uomo. Dio è così. Ed erano progetti mica così stupidaggini, era giusto quello che dicevano tutte le profezie dell'Antico Testamento. Era giusto quello che era stato preparato da 1200 anni di storia del popolo di Israele, prima di Gesù. E tutto viene rovinato perché la gente non ci sta. Vedete? Dio è capace di farsi rovinare i progetti più belli, i progetti più grandi. Noi abbiamo una grande responsabilità. Però Dio ha anche questa capacità, che quando roviniamo i suoi progetti, Lui ne inventa uno ancora più bello. E allora cerchiamo di non rovinare i progetti di Dio, ma se per caso l'abbiamo rovinati, continuiamo a confidare in Dio. Dio farà cose ancora più belle di quelle che ci avrebbe fatto fare se non avessimo rovinato i suoi piani con il nostro peccato.